L'editoria Un giallo che ripercorre anche gli anni della politica attiva nel libro di Nicola Oddati, il servizio di Enrico Doeringer. È stato presentato ad Avellino nella sala Ripa dell'ex carcere borbonico il libro di Nicola Oddati, Il teorema della corda, un thriller appassionato ed originale ambientato in una Napoli dalle perenni contraddizioni. L'evento, promosso da Silvio Sarno e moderato dal giornalista Carlo Franco, ha visto la partecipazione dell'europarlamentare Andrea Cozzolino e dell'attore Salvatore Mazza, che ha letto alcuni brani del giallo di Nicola Oddati, già assessore alla cultura del comune di Napoli nella scorsa legislatura, che da politico di lunga militanza si cala nelle vesti dello scrittore per raccontare attraverso un thriller la storia più recente di Napoli e le prospettive politiche future di una città da sempre in lotta per uscire dalle ambiguità e dalle sue zone d'ombra. Questo romanzo mi ha aiutato molto, mi ha aiutato a pensare, a guardare la prospettiva politica non come qualcosa di ossessivo, ma qualcosa di molto più lontano che si può raccontare mettendo una certa distanza, senza moralismi eccessivi e invece tentando di sviscerarne le cose positive, le contraddizioni, anche gli aspetti negativi che addosso anche a me stesso, cioè a ciascuno di noi che questo mondo lo ha vissuto, lo ha agito e lo ha in qualche modo indagato.